Un posto al sole puntate, Marina aggredita da Matteo. Puntate un posto al sole, Marina aggredita da Matteo. Marina è sempre più preoccupata per le condizioni di salute del suo compagno Matteo. Sugli schermi di Un posto al sole assisteremo presto ad un cambio di rotta. Matteo cerca in tutti i modi di nascondere il dolore che la schiena gli provoca. Continua ad assumere i medicinali che gli creano dipendenza senza valutare l'effettiva gravità della situazione. Marina più volte ha assistito ad episodi di violenza ed aggressione che sembravano essere sotto controllo. Le condizioni di Matteo peggiorano di giorno in giorno e preoccupata per le sorti del compagno, Marina decide di intervenire. Oltre ad interpellare Ornella, Marina decide di consultare uno specialista. Matteo si trova in forte disaccordo e non accetta la presa di posizione della compagna. Più volte abbiamo assistito ad atteggiamenti di Marina volti a salvare le sorti di Matteo. Ricordiamo il non lontano stile di vita di Matteo. Logorato dai sensi di colpa ha vissuto gran parte della sua vita in compagnia dell'alcol. Questa volta probabilmente Matteo non accetta l'aiuto della compagna e decide di allontanarsi dalla villa in cui vive con lei. Nico discute con i colleghi. Nico sembra non dare pace al suo senso di colpa. Tutti i protagonisti di Un posto al sole appaiono contrariati dalla scelta del giovane Poggi di difendere Grimaldi. Solo i genitori, Giulia e Renato, sembrano appoggiare il ragazzo. Nico mette in discussione la sua professione e si trova ad avere una forte discussione con i suoi colleghi. Allo studio Navarra è tempo di decidere quale strategia difensiva adottare. Le prove di Vittorio sono schiaccianti, il video manifesta chiaramente la violenza con cui Luca Grimaldi ha aggredito Andrea, il figlio dell'infermiera Yolanda. Ugo e Susanna valutano la possibilità di adottare una strategia difensiva che sicuramente non sarà gradita a Nico. Qualcosa ci fa pensare che si tratta di una strada che porterà Nico a scontrarsi con Vittorio. Quest'ultimo infatti, risulta fortemente deluso dall'amico. Vittorio ha attraversato un periodo difficile che sta ancora provando a superare e il comportamento di Nico risulta un colpo basso. Nelle prossime puntate vedremo Nico combattuto tanto da pensare di lasciare lo studio Navarra. Chissà che anche il rapporto con Susanna non venga compromesso. Roberto Ferri incontra Elena, Alice li sorprende. Come avevamo già anticipato, Roberto Ferri si reca presso la struttura alberghiera in cui lavora Elena. L'incontro non è casuale come il TCOM vuole far sembrare. I due avranno un incontro ravvicinato e saranno sorpresi dall'arrivo inaspettato di Alice. La ragazzina, annoiata dalla giornata a Palazzo Palladini, decide di raggiungere la mamma in albergo ed è proprio lì che incontra Roberto Ferri.